Ciao, benvenuti in questo nuovo video che è la continuazione di un video che avevamo iniziato tantissimo tempo fa. Pensavate vi fossi dimenticato? Quasi, da solo vi spiego. In realtà no, non mi sono dimenticato. Il video a cui mi riferisco è quello del motore dell'R6 sbronzinato, con le bronzine dilaniate e con l'albero motore devastato. La miniatura era prognosi riservata, adesso lo ricordate? In ogni caso lo lascio in descrizione se volete vedere prima quell'altro. Oggi finalmente, adesso poi vi spiego perché, richiudiamo tutto il motore e vediamo cosa era successo e come abbiamo risolto. Mi stavo quasi dimenticando di fare questo video perché mi sono messo a montarlo, poi è arrivato a un certo punto e ho detto cazzarola, questo avevo fatto il video, devo andare avanti, non posso lasciare tutti col fiato sospeso. Quello che era successo, se avete visto o se ricordate l'altro video, era questo danneggiamento dell'albero motore in corrispondenza soprattutto di una biella. Vediamo se riesco a farvelo rivedere. Ecco, in pratica qui era tutto assolutamente devastato. È passato del tempo, è passato tanto tempo, è passato troppo tempo per n motivi, tra cui albero motore fatto vedere in due rettifiche, non era recuperabile assolutamente. Quindi siamo partiti con la ricerca di un albero motore. Il ricambio nuovo costa una follia, e se vi dico che con quei soldi ci compri quasi una moto economica e usata, ovviamente vi dico una follia. Quindi c'è stata una lunga e paziente ricerca dell'albero motore. Alla fine abbiamo recuperato un albero motore usato ma in condizioni veramente eccellenti, portato a controllare rettifica, perfetto, e l'abbiamo montato. Ora mi spiace se vi ricordate solo ora, cioè solo dopo aver già messo su un po' di roba del video, ma comunque siamo in tempo perché affinché vi faccia vedere. Prendo in mano la telecamera che sono più comodo e vi faccio vedere. Questo è l'albero motore vecchio, questo è l'albero motore nuovo. Ho già cambiato tutte le bronzine di banco e tutte le bronzine di biella, quindi è tutto assolutamente nuovo. Più biella, quella danneggiata, è stata cambiata anche quella lì, non so se si vede che ha un colore leggermente diverso, e sono state cambiate tutte le viti ovviamente di biella. Qui ho un po' di rottami di roba che è stata cambiata, tipo le viti di biella che sono queste qua, buttiamo via. Le bronzine sia di banco, anche qua si vede come erano consumate, erano un po' tutte abbastanza consumate. Quelle di quel cilindro lì, di quella biella lì, erano veramente devastate, ne ho preso una a caso. E di biella anche questa, di bronzina non so quanto si riesca effettivamente in video a vedere. Le bronzine di banco erano belle, ma cosa fai, non ne cambi? Cambiamo tutto. E va, che bel pacchetto di bronzinelle che abbiamo cambiato, tutto là. C'è un po' di casino sul banco e mi scuso. Alle mie spalle, là in fondo, c'è il computer, perché ricordarmi a memoria tutte le copie di serraggio diventerebbe problematico, quindi per questa fase mi affido al manuale d'officina, in modo che riesca a andare a serrare tutto come deve essere serrato. Io ho già chiuso l'albero motore, quindi ho già serrato anche tutte le bielle, sono state serrate tutte. Dobbiamo ora, ma anche di qua si vedono le mezze bronzine nuove, ve le faccio vedere un po' più da vicino. Queste sono le bronzine nuove, quella roba rossastra che vedete è un prodotto apposta per il montaggio, un grasso di montaggio, che poi alla fine è un olio molto viscoso, che è questo affare qua. Il manuale d'officina indica per il montaggio di utilizzare olio motore, oppure può indicare di utilizzare dei grassi o dei lubrificanti speciali. In questo caso ho preferito utilizzare il grasso di montaggio cosiddetto, che poi non è esattamente un grasso, un olio molto viscoso. E messo su tutte le bronzine, messo sull'albero, quindi a questo punto siamo pronti a chiudere. Cosa faremo in questo video, visto che poi divento noioso a far vedere sempre le stesse cose? Vi faccio vedere sicuramente la chiusura del carter motore, quindi lo chiudiamo, montiamo le cose indispensabili, pompa olio, cazzi stramazzi. Poi saltiamo a quando lo mettiamo sulla moto e lo accendiamo, facciamo il caricamento dell'olio e quant'altro. Adesso cianciole bandissime, che cianciole bande, come qualcuno mi ha fatto notare nei commenti, ma da già da tempo lo dico al contrario, lo so che al contrario si dice bando le ciance, ma ormai è diventato mio motto, l'ho sempre detto così, volutamente al contrario. Quindi ciancio alle bande
e mettiamoci dietro, andiamo avanti, perché ci stavo già lavorando, a chiudere questo motore. Sgabellino, perché per fare questi lavori, se si è comodi, è solo che meglio. Prima cosa da fare, la pasta sul coperchio. Mettiamo la pasta sigillante nei punti prescritti e dopo possiamo chiuderlo. Ok, siamo pronti, possiamo andare a chiuderlo. Una roba che mi stavo dimenticando, nell'altro video, se vi ricordate, eravamo di sopra a fare questo motore, ora invece sono di sotto. Di sopra l'area è praticamente pronta, avevo aggiunto dei banchi e via dicendo, finalmente è praticamente pronta, mancano due dettagli, ma mi sono spostato sotto perché qui da qualche giorno, da una settimana circa, ho installato un'aria condizionata, che era ora, che sono 20 anni che sogno l'officina con l'aria condizionata. Quella di prima era troppo grossa per pensare di raffreddarla o scaldarla, questa è piccola e forse l'unica nota positiva dell'essere piccola è che la raffreschi e la riscaldi più facilmente. Avevo questi condizionatori in giro in garage per del polvere da 3-4 anni e alla fine ho chiamato l'amico Max, non il cane, l'altro, e me l'ha montato uno. Di sopra deve ancora montarlo, e sopra, e siamo praticamente nel sottotetto, cioè abbiamo sopra, abbiamo subito il tetto, vi posso assicurare che fa un caldo bestiale, quindi qui si sta un pochino meglio, non è ancora al top perché manca l'altro, e quindi ho portato giù tutto e mi sono messo qua. Sono più scomodo, è un po' più stretto, ma viene meglio a fare video, che c'è la luce che riesco a gestirla meglio, e soprattutto, almeno per oggi, è più fresco. È sempre emozionante quando si chiude semicarte, c'è sempre quel brividino. Metto le viti e seguo assolutamente tutta la sequenza che è indicata, sia dei numerini scritti sul cartel in ogni posizione di ogni vite, sia sul manuale d'officina. Siccome ogni vite, o meglio, ogni posizionamento ha un serraggio differente da quello che mi sono tenuto vicino al computer come manuale d'officina, altrimenti col cavolo che me le ricordo tutti, parto dall'1, arrivare fino al 28, che sono 28 viti, e seguendo il manuale vado a serrare tutte le viti. Le prime, queste qua, che sono le prime da mettere, quelle più grosse, sono quelle che vanno a serrare l'albero motore, e queste, le esterne sono più lunghe, e queste hanno un serraggio leggermente, io parlo, non sono inquadrato, fa niente, tanto vado avanti, e hanno un serraggio in tre fasi, quindi abbiamo una coppia di avvicinamento, una seconda coppia e di serraggio, e una coppia finale, quindi un valore di coppia finale, quella lunga va sempre qui, che sono, queste me le ricordo, 20, 25, 27 Nm. Ho qui tutta la mia ambaradan di dinamometriche, userò questa, partiamo dal 20 e cominciamo a serrare le viti dall'1 all'8. Passiamo a 25 Nm e facciamo il secondo serraggio. Ultimo passaggio a 27. E questi due erano gli ultimi due con le viti grosse M8. Adesso scarichiamo sempre la diapositiva. Basta sta telecamera, non far così. Scarichiamo sempre la chiave dinamometrica. La mettiamo via perché dobbiamo usare quest'altra, che tra l'altro queste qua, che quella devo serrare sotto i 20 e quella parte da 20. Tra l'altro queste sono quelle chiavette, non so se avete visto il video, se ve lo ricordate, della Vampo, ho fatto un video dedicato. Oh, ma va bene, le sto usando già da un po', ne hanno fatte di robe, e guarda, è ancora come nuova, tanta roba. Casomai vi lascio il link qua sotto per quel video. Con questa adesso devo andare a serrare questa bella brancata di viti di varie misure eccetera. Un paio l'ho già appoggiate perché sono diverse dalle altre e le ho già cacciate dentro, sono fatte così, hanno questa parte così, vengono chiamate di spallamento quelle fatte così, e vanno una qui, non lì, qui, e una da quest'altra parte dietro. Adesso seguo sempre i numerini stampigliati, le indicazioni del manuale d'officina, e serro tutte quelle piccoline che sono da fare tutte con questa chiave e con la bussolina da 10. Ok, a questo punto il basamento è chiuso, i carter sono chiusi, farei una velocissima pausa nel frattempo, che
che poi cominciamo a buttare dentro un pompa olio, bla 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 bla. Rieccoci, ho fatto una pausettissima. Allora, io prima non l'ho detto, però lo ribadisco, come lo ribadisco spesso nei miei video, questo qua non è un tutorial per rifare un motore, perché ci sono tantissimi passaggi che per ovvi motivi, per forza di cose, non si vedono in video, uno, e due, perché sarebbe folle da parte mia proporre un tutorial di questo tipo, e folle anche da parte di chiunque pensi di rifare un motore seguendo dei video su YouTube. Chiusa la parentesi doverosa dal mio punto di vista, c'è una playlist tutorial dove ci sono i tutorial e sono veri e propri tutorial. Questi sono video in cui vi porto dentro il mio mondo, il mio lavoro, e vi faccio vedere quello che faccio. Richiudo la riparentesi, buttiamo su la pompa dell'olio, vi faccio vedere due cose. Se ricordate nel video del motore R1 con 160.000 km, in quel caso avevamo la pompa dell'acqua e la pompa dell'olio all'interno del basamento. Il motore in questo momento ovviamente è ribaltato, questo è sotto del motore, qui poi ci andrà la coppa. In questo caso abbiamo la pompa dell'olio, che è questa qui, che va all'interno della coppa, e la pompa dell'acqua invece che va da qui, la pompa è da un'altra parte, dopo la vediamo, che è all'esterno. Ormai la stragrande maggioranza dei motori è fatta in questo modo, pompa olio interna, pompa acqua esterna. Adesso mettiamo questa, che classicamente, come abbiamo già visto anche in altri video, in altri motori, ha una coroncina che va a lavorare sulla catena, che a sua volta lavora sulla campana, dietro la campana della frizione, e questo intaglio che vedete, questo qui, va a prendere invece sulla pompa dell'acqua. La pompa dell'acqua si infila da questa parte, va a incontrare la pompa olio, in modo che giri coassialmente, solidamente, insieme alla pompa dell'olio. La buttiamo dentro, che siamo già in posizione giusta, va che bello. E serriamo anche qui, qui ci va messo anche questo, e andiamo avanti a chiudere il nostro motore. Dopodiché qui sopra ci vanno ancora un po' di componentini. Questo che è un tubo di passaggio dell'olio, in pratica dalla pompa va a portare l'olio al circuito del motore. Serriamo anche questi qui. In sostanza cosa succede? Succede che qui sopra la pompa dell'olio, dopo lo tolgo perché devo mettere prima la catena, la metterò alla fine questo, ci va questa che è la succhiarola, è quella dalla quale la pompa pesca l'olio. Quindi questo è messo così, questo è ribaltato, quindi è il fondo, la parte più bassa della coppa è dove c'è la succhiarola. Aspira l'olio, quindi la pompa che gira mediante questa coroncina che va sulla, dietro la campana della frizione, aspira l'olio e lo pompa attraverso questo cavallotto che abbiamo appena messo nel circuito di lubrificazione. Poi qui, so se in camera si vede che c'è un altro foro, ci va questa che è una valvola di sicurezza, e voilà, praticamente butta fuori la pressione in più dell'olio, spiegata molto brutalmente e molto 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 semplificato. Ora devo fermarmi qui perché devo mettere la corona, la catenina qua che va a prendere dietro la campana, quindi punterò anche la campana della frizione. Torna in scena lo sgabello, può anche togliere un po' di zoom perché se altrimenti non mi si vede. Direi, ecco, forse così è un po' meglio, appena appena. Quindi mi serve la campana della frizione, voi non le vedete ma qua sotto ho delle cassette di plastica con tutti i pezzi del motore, vado a pescare la campana della frizione e la catena, così la puntiamo su. Ecco qua, la cassetta con tutta la frizione, facciamo prima. Questa è la catenina, questa è la campana e dietro ci va anche una boccola e una gabbia rulli. Adesso qui è un po' un mezzo equilibrismo perché devo cacciare dentro prima la catena qui, vi faccio vedere com'è. Praticamente c'è questa ghiera qui, questa corona, come vogliamo chiamarla, dove va a, è dietro la frizione che va a prendere la catenina. Tantissimi motori sono fatti con questa geometria, con questo concetto di catena dietro la campana della frizione, veramente tanti, mi sta cadendo gli occhiali. E dicevo, è un mezzo equilibrismo perché ci vorrebbe una mano in più, ma non ce l'ho, ne ho solo due. La catena poi ha delle guide dietro e devo farla passare necessariamente dentro queste guide,
altrimenti non va bene. Adesso ci dobbiamo mettere la gabbia rulli e distanziare. Tra l'altro questa va anche a lavorare sulla trasmissione, cioè la campana della frizione. Se avete visto i video su come è fatto il motore, ve lo ricorderete che è abbastanza chiaro, ha questo ingranaggione grosso che va a lavorare sull'albero motore, quindi il moto dell'albero motore viene trasmesso alla trasmissione appunto tramite questo ingranaggione, semplifico, che c'è dietro. Quindi questo ingranaggio va a centrare sull'albero motore, la catena sulla pompa e la boccola rettificata con la gabbia rulli sull'albero, che è questo, ed è direttamente all'albero del cambio, questo qui. Dopodiché la frizione attacca-stacca, fa o no, collega o no l'albero con l'albero motore, e si prosegue con il trasferimento della potenza verso la ruota. Me ne ho già parlato in diversi video, quindi non vorrei ripetere e diventare noioso. Controlliamo che la catena sia dentro le guide, lo è, e proviamo a girare leggermente per vedere, che non è facile perché adesso devo muovere anche albero motore e pistoni. Vediamo un po', girando l'albero motore anche da dentro, giusto per capire se effettivamente è esatto, gira anche la catena. Vi faccio vedere meglio con questo meglio. Quando io vado a muovere la frizione, vedete, si muove sia l'albero motore, quindi i pistoni, le bielle, via dicendo, che questa catenina, che è fondamentale, perché se quella catenina non gira, la pompa non pompa l'olio, e se la pompa non pompa l'olio, avendo messo la catenina, possiamo andare avanti di sopra. Possiamo andare a completare quello che è il sotto del motore. Mi guardo in giro perché sto cercando, eccola qua, dove ho messo la succhiarola. La succhiarola va in posizione e ha questa parte qui che fa anche da carterino per la catena, per quello che non potevo metterlo prima. Devo mettere prima la catena. Paccati. E direi che siamo praticamente quasi pronti, anzi, pronti pressoché a chiudere il coperchio, il quale coperchio è al lavaggio, quindi devo andare a recuperarlo. Sono andato a prendere il coperchio che, come dicevo, è stato... Abbasso un po' la camera. Che, come dicevo, è stato lavato molto bene perché era pieno di residui di ottone, cioè di ottone, di bronzina, di bronzo, insomma, di parti metalliche derivanti dal danno che c'era stato. Quindi è stato lavato tutto correttamente. Ora qui ho messo la guarnizione. Chiudiamo il coperchio, che è qui, tutto bello lustro. Questo affare che si vede, vediamo se riesco a farlo vedere un po' da vicino, questo qua è un galleggiante ed è quello che segnala il livello dell'olio, caso mai fosse troppo basso. Quindi è proprio un galleggiante, come se fosse quello della benzina, ho detto brutalmente, che però mi indica se manca olio. Oltre ad avere controllo sulla pressione dell'olio, sul pressotolo dell'olio, abbiamo anche controllo sul livello dell'olio. Vi verificherei sempre dall'oblò o dalla stina, comunque si sa mai, meglio l'occhio che il sensore. Lo chiudo. Viti, dinamometrica e di andare. Ok, adesso la coppa è chiusa. Posso ribaltare il motore, ma prima di ribaltare il motore preferisco ruotarlo a mio favore e fissare pompa dell'acqua. Fa caldo anche con l'aria condizionata, eh? Allora, la pompa l'abbiamo messa. Vediamo se... Che non è altro che una girantina. Aspetta che zoom così vi faccio vedere meglio. È una girante che, come abbiamo visto, siamo andati a collegarla dietro all'alberino dove c'è anche la pompa dell'olio. Ora se giro la frizione, vedete che gira anche la girante della pompa dell'acqua. Questo gioco è normale, eh? Quindi siamo a posto, possiamo metterci il suo coperchio e possiamo fissarla al motore. Tra l'altro girante pulitissima, quindi bene così e andiamo avanti.
Adesso possiamo ribaltare il motore. Ok, adesso qui c'ho da montare ancora un po' di roba. Io farei una cosa però, se siete d'accordo, e qualora non foste d'accordo purtroppo devo far così per forza. Qui c'è da rimontare un po' di roba, volano, statore, frizione, manca le molle, testa, albercam e tutto. Io farei così, adesso io smetto di riprendere, vado avanti a montare tutto, altrimenti questo video diventa lungo 6 ore e mezza, e ci vediamo tra un attimo. Per voi sarà un attimo, per me probabilmente sarà domani, molto probabilmente, perché l'ora è già tarda. Mi devo fermare un attimo perché sto facendo il montaggio di questo video e mi sono accorto che a questo punto c'era un pezzetto di traccia che però si è danneggiata. Non so cosa cavolo è successo, non è utilizzabile. Ad ogni modo manca proprio forse 20 secondi in cui dicevo che mi fermo di girare, rimonto tutto e saltiamo direttamente all'avviamento della moto, quindi col motore montato sulla moto, ed è quello che vedremo tra un attimo. Però vi faccio un piccolo spoiler, perché mentre stavo montando questo video ho visto che c'era una parte a mio avviso molto interessante su un argomento specifico che era molto lunga, ma che sarebbe stato un peccato lasciarla dentro così in questo video, quindi la tengo per un altro video che vi faccio subito dopo questo, se riesco. Fidatevi, meglio così, ci sarà un video dedicato, di girato ce n'è abbastanza, è una roba che mi avete chiesto più volte, non sarà esattamente un tutorial come sempre, riguarda le valvole, non sarà un tutorial, però sarà un capire esattamente cosa si fa quando si vanno a fare determinate regolazioni. Fine della parentesi, torniamo in officina, cioè torniamo al lavoro su questa moto e saltiamo direttamente a qualche giorno dopo, 2 o 3 giorni dopo, quando abbiamo montato il motore sulla moto e finalmente andiamo ad accenderlo. Eccoci qua, motore buttato sulla moto, montato sulla moto, già collegato tutto a livello di impianto elettrico, raffreddamento, ho già caricato anche il liquido del radiatore, ho caricato l'olio e ho già fatto anche il caricamento, ovvero ho fatto girare il motorino e di conseguenza il motore con il pick up staccato. In questo modo gira tutto, gira la pompa dell'olio e va a lubrificare tutti i componenti in modo che l'avviamento, dopo aver rifatto il motore, non sia con componenti secchi che potrebbero danneggiarsi, vedi albercam, tutte le componenti interne del motore. Abbiamo fatto il caricamento, abbiamo fatto anche già un primo rabocco di olio, visto che è stato portato in giro durante il caricamento, ho già raboccato un pochino, il livello finale lo faremo dopo averla accesa, fatta girare, farà del fumo perché c'è, quando viene smontato e rimontato ci sono olio, c'è olio un po' ovunque, soprattutto sui collettori di scarico. Adesso appoggio la camera e ve la faccio sentire e l'accendiamo assieme, ve la faccio sentire accesa. Male, eh? Non fa più quel rumoraccio che faceva quando abbiamo prima di aprire il motore, ma cambiando tutto, rifacendo tutto il motore, veramente è sempre una gioia sentire quando le accendi e girano così. Adesso sta cominciando a fumare, ovviamente mi ritengo molto soddisfatto, il motore è silenziosissimo, non so se in camera si sente, ovviamente la spengo. Sono proprio contento. Ovviamente andrà fatto un rodaggio, che è stato aperto praticamente tutto il motore, e devo finirla. Mi manca ancora da montare tutto quello che vedete, c'è qualche filo da ricollegare, insomma ce n'è ancora qualcosina, ma il motore è montato, c'è acceso, e detto questo, anche la pausa pranzo è quasi finita, mi metto subito all'opera, così prima di sera vediamo di finirla e anche di consegnarla. Anche per questo video, parte 2 è arrivata con un ritardo clamoroso rispetto a parte 1, e me ne scuso, ma ci sono state varie problematiche di cui vi ho anche accennato. Spero vi sia piaciuto, vi ho fatto passare un po' di tempo con me in officina, ne abbiamo ancora un po' di moto da fare, qua intorno forse si vedono, lavori più o meno brevi, più o meno impegnativi, un altro motore finito su un'altra moto, finita questa, metto su e faccio il primo avviamento anche di quella, così consegniamo anche quella,
e direi che siamo a posto. Anche per questo video è tutto, ti ricordo, se non sei iscritto al canale, di ovviamente, se ti piacciono i miei contenuti, se ti va, non è che ti obbligo, di iscriverti al canale, a te non cambia nulla. A me invece daresti davvero una grossa mano a far crescere questo canale. Tra l'altro, se sei iscritto, verifica di essere ancora iscritto, perché mi hanno detto e mi hanno anche commentato, qualcuno mi ha messo nei commenti che si è ritrovato con l'iscrizione tolta al canale. Questo mi dispiacerebbe. Quindi verifica, anche se sei convinto di essere iscritto, magari c'è stato qualche problema e si è stato fatto qualche scherzettino dal tubo. Mi fermo qui, anche per questo video è tutto. Noi ci vediamo, come sempre. Sempre bella l'R6, però, è intramontabile. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao e grazie.